come si possono gestire le enormi quantità di materiale di scavo di una grande opera in armonia con l'ambiente in cui nasce. Il tracciato del Terzo Valico si sviluppa prevalentemente in sotterraneo. È infatti previsto lo scavo di circa 90 km di galleria, dai quali verranno prodotti oltre 15 milioni di metri cubi di materiale da scavo. La scelta che è stata operata dal costruttore è stata quella di riutilizzare il materiale per il ritombamento di siti di cava dismessi presenti lungo il territorio interessato dall'opera. Questi siti, ultimati quindi il loro riempimento, sono riconsegnati alla collettività e da qui utilizzati per i loro usi originari, ad esempio nell'ambito delle attività agricole. Come si fa a trasportare il materiale di scavo fuori dalla montagna? Esistono delle alternative al trasporto su gomma? Un'azione che è stata messa in atto a favore della sostenibilità ambientale è stata quella di dotare alcuni cantieri dei cosiddetti nastri trasportatori. Nel cantiere di Vallemme il nastro trasportatore è lungo circa 1000 metri ed è in grado di trasferire circa 1000 metri cubi di materiale da scavo al giorno, evitando così che 70 camion transitino quotidianamente sulla strada. Una volta accumulato il materiale di scavo, questo viene spedito in direzione delle cave, ma non prima di aver effettuato le necessarie analisi per garantirne la qualità ambientale. Si tratta di un enorme piazzale presso il quale queste terre vengono portate e depositate in cumuli. Con l'utilizzo di mezzi meccanici, questi cumuli vengono quotidianamente rivoltati al fine di accelerare questi processi di asciugatura. Ovviamente, prima di essere poi riutilizzati all'interno dei siti di cava definitivi, questi materiali vengono nuovamente analizzati e caratterizzati. Infine, il materiale di scavo arriva alle cave ed è qui che i detriti vengono reinseriti in natura per creare un ambiente di nuovo ospitale per la flora e per la fauna. Questo sito, costituito da due depressioni, è stato utilizzato in passato come cava di inerti. Ed è importante non solo perché consente uno spedito avanzamento dei lavori, ma al contempo rappresenta un vero e proprio intervento di messa in sicurezza e di recupero ambientale in un'area di oltre 400.000 metri quadrati potenzialmente a rischio. Noi non diamo una mano a produrre di più, ma a produrre meglio. Meglio per l'ambiente. Sostenibilità di un'opera significa realizzare un qualcosa che sicuramente serve per il paese, serve per generare sviluppo, ma contemporaneamente deve guardare al rispetto dell'ambiente e al rispetto del tessuto sociale interessato dai lavori.